Buongiorno, è mercoledì 5 settembre 2018, nuova edizione della rassegna stampa di TV6, mattino 6, per ehm, ripercorrere i fatti principali della giornata di ieri attraverso i eh, quotidiani eh, locali e le eh, prime delle testate nazionali. Iniziamo subito la nostra rassegna stampa, lo facciamo eh, con eh, le eh, pagine del eh, centro, la eh, prima pagina dell'edizione di... Eh, Pescara, mense scolastiche, si parte a ottobre. La Cirfood chiede i danni, il comune eh, ribatte, si scusi con la città. Sotto la testata vaccini in Abruzzo basta presentare eh, l'autocertificazione e le regole per tornare a scuole. Poi ancora la Regione decide, Maxi Cava alle spalle delle eh, sorgenti d'Abruzzo. La riunione, data del voto eh, per i tecnici, occorrono 5 mesi e poi eh, scendiamo, eh, troviamo questo richiamo dedicato alla politica eh, nazionale, mm, Salvini di Maio, scontro sulle priorità della manovra. Torniamo alla cronaca locale con la fotonotizia eh, della prima pagina del centro di eh, Pescara, turista scomparso da due giorni, lo cercano nel fiume, spiegamento di soccorsi a Caramanico eh, Terme, mm, qui eh, vediamo um, alcuni eh, eh, sono mozzatori eh, che sono eh, all'opera. Eh, ehm, all'interno del, della valle dell'Orfento, del fiume Orfento. E poi ancora eh, di spalla eh, a eh, Pescara, Nubiana eh, chiude incerto il futuro della mh, palestra. Sempre a Pescara, caso periferie, sindaci pronti a protestare a, a Palazzo Chigi, Monte Silvano, nuovi servizi per i disabili che restano soli. E poi sotto la fotonotizia, asse ponti di Pescara sotto controllo, il Comune chiede lumi a... L'ANAS previste verifiche anche sulla eh, circonvallazione. Il, buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, la grazia di Roberto, capofamiglia a 18 anni, un eh, ragazzo um, eh, della eh, Lombardia che si è ritrovato d'improvviso capofamiglia, capofamiglia visti i problemi di salute dei genitori e della eh, sorellina. Andiamo ora sull'edizione teramana del centro, ecco l'apertura: sisma, prima demolizione. In città Teramo, l'edificio sarà ricostruito. Caseater il rientro l'estate prossima. E poi ancora eh, scendiamo al centro la foto notizia. Potaqui, il calciatore blogger che spopola sui eh, social. 700.000 followers per il Giuliese eh, che milita nell'acqua Sapone. Squadra del campionato di eccellenza. Eccolo qui, Gigi Potaqui al suo fianco, l'ex calciatore e ora opinionista mh, di eh, Scar. Eh, Daniele Adani e poi di eh, spalla Comune di Teramo, i gruppi politici sia sì, un ospedale di secondo livello, a Giulianova eh, slitta l'apertura del centro per l'Alzheimer, a Martinsicuro l'omicidio Tizi finisce in Cassazione e poi sotto la fotonotizia Masterplan grandi opere a rischio, gli ingegneri vincono al Tar e diffidano la regione ad aumentare eh, i eh, compensi, edizione eh, teatina del eh, L'apertura stangata sui prezzi della eh, piscina a Chieti: nuove tariffe in aumento, soprattutto quelle eh, della scuola nuoto. La eh, foto notizia: siamo a Casal Bordino, ambulante senegalese ricevuto dal sindaco, bimbo di due anni salvato da un giovane eh, clandestino. Ecco appunto la foto con il sindaco Filippo Marinucci, il senegalese Gibril Mbenghe e l'assessore comunale Carla Zinni. A Ortona, leggiamo di spalla, ha trovato il Pirata della Strada, non ha la patente. Il pirata della strada che sabato scorso ha investito due passanti sulle strisce pedonali senza fermarsi e prestare loro soccorso. A Lanciano Piano sicurezza città blindata per le festività. A Basto Castaldi porta il caso. Frane dal ministro. E poi ancora Ateneo ai test: 1200 aspiranti medici di Iorio, prove regolari per medicina e odontoiatria, contestato il numero chiuso. E siamo all'edizione aquilana del centro, l'apertura: eh, pochi investimenti, lavoro a picco all'Aquila, all'arme Confindustria, subito la zona a economia speciale. La foto: notizia l'Aquila, eh, la scuola prepara la protesta. Tugno sparso in cinque sedi diverse da est ad ovest. Di spalla l'aquila, cultura, il governo, annulleremo i tagli da mila euro. La cronaca ad Avezzano palpeggia una studentessa arrestato con cinquantenne di Luco De Marsi e poi a Sulmona Gabrielli riapre il centro commerciale. Ancora la cronaca offese la Stati, assessore a giudizio, presutti denunciato per le accuse sugli appalti apparse su facebook. E siamo sulla eh, prima pagina del messaggero Abruzzo, ecco qui. Eh, il titolo d'apertura: Mensa e Cheerfood vuole 10 milioni in giudiziale dell'azienda contro la risoluzione del contratto dopo lo scandalo per la gestione del servizio di refezione scolastica del comune eh, Pescarese. E poi alcuni richiami sotto la testata: eh, prima eh, campanella, trasporto per gli studenti, avvio a singhiozzo mh, a causa eh, dell'autonomia. E poi a Casalbordino Bordino, salva un bimbo che stava annegando il Vucumpra ricevuto dal. Sindaco per lo sport calcio, eh, le parole del tecnico ed ex calciatore del Pescara Andrea Camplone. Pescara eh, questo sarà l'anno di Cocco e la profezia del trainer che già lo ha allenato. Oggi è il giorno dei calendari in serie D. Chieti gol del Bomber Michiche per vincere il campionato di eccellenza. Di spalla Abruzzo Contemporaneo e Lanciano, il luogo d'arte. Si parte eh, domenica al Museo Diocesano con la mostra di Sandro Vincenzo in taglio medio abbiamo la fotonotizia con l'evento che si è tenuto all'Aquila in particolare al Palazzo dell'Emiciclo all'Emiciclo una cena di beneficenza il cui fautore è stato lo chef aquilano William Zonfa. Poi ancora in taglio medio arrestato per abusi su una ragazzina in trappola, un cinquantenne di Luca De Marsi, e poi c'è il punto di vista del ehm, giornalista eh, Stefano eh, Cianciotta che eh, scrive sulla ZES: è mancata la eh, cabina eh, di regia. E andiamo con la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo, che apre così: grane e pasticci per medici e primari, Asla la disperata ricerca di medici tra causati. Legali, concorsi congelati a di e posti a tempo. E poi eh, sotto la testata Cantagalli e Campitelli è il caso gestione Teramo al Bonolis, solo la domenica c'è accordo. A Giulianova no a progetti del parco Forti, così il comune rinuncia a 3.000 metri quadri di verde. Eh, scendiamo, eh, siamo alla fotonotizia con l'avvertimento sul nuovo ospedale Teramo rimette in riga la AS della eh, regione poi ancora c'è um, questo richiamo: Bracco contro la provincia, nuovo ponte sul Vomano. Con i tempi non eh, ci siamo, eh, dice il consigliere regionale. Poi a Isola del Gran Sasso, nuova scuola, lavori ancora in alto mare. Di spalla la sentenza del Tar, oltre la fortezza, a rischio tutti gli appalti del masterplan. Eh, fronte alluvioni: un milione per gli argini del Tronto. Sotto la fotonotizia a Pineto e Silvi, divisi. Su tutto, dopo la polizia locale, addio anche al segretario. Unico, e infine in basso lettura collettiva Lectus Bellezza e cambiamento in città dal 17 al 23 settembre. Lasciamo i quotidiani. Locali. Andiamo a vedere le prime pagine delle testate nazionali, partiamo da Repubblica, Genova, la protesta degli sfollati, i lavori sul ponte rinviati dal 2015, Totti contro Di Maio servono fatti non tweet, concessioni, Toninelli contestato alla Camera. E Poi ancora ehm, Firenze ha processo i genitori di Renzi, fatture false per 160.000 Euro. D'Agostino al papà del Premier si dice eh, sì, la difesa replica, non erano attività eh, fittizie. E poi ancora eh, scendiamo a centro pagina, migranti in fuga dai centri, tregua dell'ONU a Tripoli, ma i ribelli non si ritirano. La fotonotizia, ecco qui. Se l'arte si obbliga alla parità dei sessi, la Venere di Tiziano e il San Sebastiano del Bronzino saranno a Londra. E andiamo ora sulla prima pagina del Corriere della Sera. Scontro politico su Genova. L'ite di Maio Toti per la gestione dell'emergenza. La protesta degli sfollati. E poi Toninelli in aula. Pressioni per non rivelare il contratto di autostrade. PD e Forza Italia. Vada dai PM. E poi scendiamo in basso, siamo in taglio medio. Kate e i bimbi Rohingya. Da madre vedo l'orrore. L'attrice rilancia l'appello dopo l'intervento alle Nazioni Unite. L'attrice è Kate Blanchett. E poi di spalla la Lega sui conti: non torceremo il braccio a Tria. dell'Unione Europea attacca. Roma. E siamo ora sulla prima pagina della stampa. Salvini apre all'Europa riforme: sì, ma in cinque anni ehm, cala lo spread, salgono le borse. La Lega sul def accorcia le distanze da Tria. Di Maio, pensiamo ai poveri, non ai eh, mercati. E poi le ferite d'Italia, come scrive la eh, stampa eh, di Spalla: case occupate, via gli sgomberi sono quasi eh, 50.000. E poi ancora. Genova, rabbia sfollati, leader 5 Stelle hanno ragione, Toti dice meno tweet e più fatti e poi sempre in taglio medio, corruzione come la mafia, niente cella per i pentiti, buona fede sconti e non punibilità per chi denuncia. Andiamo sulla prima pagina del fatto quotidiano ad Avellino. La eh, strage del guardrail, così autostrade ne uccise altri 40. Il perito del tribunale accusa i vertici, bulloni marci e barriera eh, insicura per il eh, tecnico dei m, giudici, la Di Castellucci e altri 14 dirigenti imputati di omicidio colposo. Sapevano dei rischi, ma non li riferirono al ministero. Risultato: un bus precipitò dalla A16 nel 2013, sotto la. Testata eh, Libia, la tregua armata. Con Zampino, francese eh, il, eh, le milizie si sono contate in vista mh, del voto. E poi The Family. Tiziano Renzi, lo pago di più, mi rompe i puntini. Puntini, padre e madre di Matteo a giudizio, false fatture. Poi ancora in basso, Diva e donna, festa e premio per la Isoardi, Venezia, sorrisi e dentiere per la Diva Elisa e il suo boy, la compagna del leader della Lega Salvini. E andiamo avanti, siamo sulla prima pagina di. Libero Salvini, ora comando io. Obiettivo: salvare le pensioni e tagliare le tasse. Il ministro, in controtendenza rispetto a Di Maio, che pensa solo ad aumentare il debito. Più investimenti e sanatoria delle cartelle Equitalia. Settembre, il mese delle grandi decisioni per l'economia e la sicurezza. Decreto per cacciare i profughi delinquenti dall'Italia. Ancora firme a sostegno del leader leghista. E poi la fotonotizia: tutti parlano del Ponte di Genova nessuno si occupa degli sfollati senza casa ci trattano da cani Toninelli alloggi a novembre noi eh, non eh, ci eh, crediamo Avanti ancora e eh, siamo sulla prima pagina del eh, manifesto che apre con questo eh, titolo: Buio, pesto. A tre settimane dal crollo del eh, ponte Morandi a Genova, il ministro Toninelli torna in aula e le sue certezze di Facebook si infrangono con la realtà. Nazionalizzazione, autostrade, concessioni e ricostruzione tornano al punto di partenza e gli sfollati protestano alla regione. Rispetto. Sotto la testata a Roma la conferenza di pace Libia, posto sicuro, ora il governo apre alla diplomazia con Parigi. Siamo alla prima pagina del tempo, questa è una rapina, la truffa delle multe, ecco i trucchi dei sindaci per fare cassa giocando con le contravvenzioni. E poi ancora in eh, basso, eh, nell'articolo di Franco Bechis, il piano di Salvini, in quello di Marcello Veneziani, il pontefice e i eh, cani. Di spalla, con corsi truccati, il governo eh, si inventa, la Iena detective. La prima pagina del messaggero, ecco il titolo d'apertura, deficit al 2% e piano sui trattati UE dal vertice della Lega sulla manovra Un messaggio ai 5 Stelle, subito la Fornero, slitta la flat tax, dossier Savona sulla riforma dell'Eurozona, piano comune di investimenti e più poteri alla BCE. Sotto la testata per lo sport effetto buche, Giro d'Italia 2019, gira. Al largo di Roma, la tappa va ai Castelli dopo la figuraccia dello scorso anno quando l'ultima tappa fu annullata per le troppe eh, buche avanti ancora e eh, siamo alla foto notizia Libia accordo sul cessato il fuoco mossa dell'Italia vertice a sciacca ancora battaglia a Tripoli poi la tregua annunciata dall'ONU sempre in taglio medio su Genova e scontro ma parte il consorzio tra Stato e Autostrade mh, Ponte protesta degli sfollati trattati da cani duello tra Di Maio e Totti Sull'avvio dei lavori. In basso ancora Milano-Roma: sgomberi a due velocità. Linea dura a Sesto San Giovanni, scelta soft nella capitale. Ora crollano anche le mura vaticane. Dopo il Campidoglio, giù pezzi di tufo dal passetto di Borgo. La prima pagina dell'avvenire, l'ONU trova l'intesa per la tregua in Libia, Conte, impegno per la conferenza di pace a novembre. Dopo un'altra giornata di combattimenti, arriva il cessato il fuoco, i miliziani a caccia di stranieri da rivendere ai trafficanti. E poi la fotonotizia, blocco dei fondi, sindaci in rivolta per le periferie, lanci, manifesteremo a Montecitorio. Poi su Genova l'ira degli sfollati e della politica. Toninelli, pressioni su di me, il PD denunci. Eh, il mattino, eh, con l'apertura, con l'inchiesta del quotidiano napoletano, la scuola riparte dai precari e dal sud senza eh, tempo pieno. Oltre 80.000 cattedre e supplenti, calano gli insegnanti di sostegno, buoni libro, ritornano le cedole, l'incognita degli edifici non a norma. E poi ancora il piano Savona: più investimenti e poteri alla BCE, manovra dal vertice della Lega. Messaggio ai 5 Stelle: deficit al 2%, subito la Fornero, flat tax eh, graduale. E andiamo a mh, chiudere, eh, mh, anzi, no, ci sono altre due eh, prime pagine da vedere. Siamo sulla eh, verità. Eh, primi eh, nodi al eh, pettine, i eh, genitori di Renzi a processo per lo scoop della verità e il bullo minaccia 87 querele. Tiziano e Laura Bovoli mh, devono rispondere per le fatture false pagate da D'Agostino, che intercettato dice con il papà del Premier non si tira sul prezzo ma l'ex segretario del PD insiste con i eh, complotti. E poi ancora la fotonotizia, Macron in Libia non ha ancora vinto, milizie pronte a girargli le spalle. Eh, in taglio medio la Lega stoppa il eh, taglio delle pensioni d'oro, sconfessato il disegno di legge presentato con i 5 Stelle sia sì, a quota 100 eh, trattare il eh, deficit con l'Unione Europea. Eh, ed ora sì andiamo a chiudere eh, vedendo il Sole 24 ore, ecco qui eh, più eh, lavoro da taglio cuneo a eh, quota 100 per tutti. Sì, ai vincoli eh, UE eh, con le parole di Matteo Salvini. Legge di bilancio seria, vogliamo durare. Non guardo ai decimali. Ancora il vice premier dice che gli incentivi per Industria 4.0 vanno confermati, allargandoli alle PMI. E poi il lavoro non si crea per legge, ma aiutando chi lo produce, il privato. E poi ancora tre focolai di crisi nella fotonotizia del Sole 24 ore, la Libia. Eh, le mani eh, delle eh, milizie sul petrolio e poi Argentina eh, perché eh, non basta l'FMI e poi Turchia i mercati eh, non credono a Erdogan e poi eh, partite IVA leggiamo in taglio medio flat tax con tre aliquote ehm, e poi ancora corporate bond spread giù ma emissioni eh, care per le eh, imprese andiamo a chiudere con questo eh, titolo in basso, telecom ai minimi da 5 anni pesano il del, eh, taglio delle eh, stime, l'operatore low cost verso 2 milioni di clienti, Exen taglia il target a 0,38. Eh, Lasciamo i quotidiani eh, nazionali, torniamo ai eh, locali, eh, eh, siamo sul eh, centro, siamo a, a pagina 2, eh, eh, Acqua. Da tutelare il permesso che fa discutere. Cava da 30 ettari dietro alle sorgenti. La Regione deve decidere il sì alle stazioni di 4 milioni di metri cubi da un sito vicino alla riserva naturale del Pescara. 90 giorni di tempo a partire dal 4 luglio scorso per conoscere il verdetto della Commissione che deve valutare l'impatto ambientale. Il progetto è nel comune di Popoli, prevede l'ampliamento del vecchio impianto. Impianto della società fassa, il, il via libera, se concesso, durerà fino al 2038. Avanti ancora, siamo ad un altro caso, quello dei pedaggi delle autostrade A24 e A25. Caro pedaggi, i sindaci marciano su Roma, il 19 la manifestazione Pescara e Chieti eh, compatti mh, con L'Aquila. E poi in eh, basso vaccini, in Abruzzo basta l'autocertificazione, resta l'obbligo, ma l'anagrafe informatica permette ai eh, presidi di controllare se i genitori eh, dichiarano il eh, falso. La legge impone comunque la profilassi per 10 malattie, tra le quali tetano, morbillo ed epatite B. A chi non è in regola, dopo la verifica fatta direttamente nella scuola sarà eh, sospesa eh, l'iscrizione. E proseguiamo e siamo alla, a pagina 13, pagina Abruzzo, eh, l'argomento attualissimo quello, della, quello delle regionali e quindi quello della data da individuare per tornare al voto, per scegliere e eh, per eh, eleggere il nuovo Presidente della Regione e eh, anche eleggere il nuovo Consiglio regionale. I tecnici eh, servono 150 giorni per organizzare le elezioni, dalla riunione all'Aquila arriva la notizia che non piace piace a chi vuole votare subito alla Regione, mancano 6 milioni per le spese e un sito internet a ha prova hacker. E Intanto leggiamo di spalla sul fronte dell'opposizione Sospiri, il consigliere regionale, capogruppo. Di Forza Italia in Consiglio Regionale di Fida di Pangrazio e Lolli al voto a novembre. E poi in basso, missione sud il 26 arriva il ministro Lezzi, l'obiettivo del viaggio è verificare l'uso e la spesa dei fondi europei. Eh, pagine di Pescara, eh, torniamo al caso Mense, il eh, caso scoppiato lo scorso mese di giugno. Mense scolastiche, la Cirfood chiede i danni. La ditta esclusa annuncia ricorso, dura replica del comune altro che risarcimento, chieda scusa alle eh, famiglie e alla mh, città. E qui eh, nella tabella viene mh, mh, riepilogata la cronistoria eh, del caso Mense. Eh, parla, anche eh, parla, prende posizione eh, l'assessore comunale Giacomo Cuzzi che si rivolge ai genitori, il servizio riparte a mh, ottobre, una nuova ditta, il pasto da casa, le novità proposte dall'assessore, venerdì eh, vertice mh, con i Presidi. Avanti ancora periferia il caso del taglio dei fondi. Sindaci pronti a protestare a Palazzo Chigi. Il governo snobba l'incontro di ieri a Roma. Alessandrini, scorrettezza istituzionale. Vogliamo recuperare i 18 milioni stanziati. Andiamo avanti, siamo a pagina 17, sotto controllo asse e ponti della città, il vice sindaco Blasioli ha chiesto all'ANAS una relazione sulle condizioni sia del raccordo autostradale sia della circonvallazione. Ancora le parole del vice sindaco, abbiamo scritto all'ANAS in via precauzionale per rispondere alle sollecitazioni dei cittadini preoccupati dopo il crollo a Genova. Il dirigente Rossi ci siamo rivolti a una serie di studi di professionisti per chiedere di esaminare la situazione dei ponti di competenza del eh, comune. Avanti ancora il popolo delle bici chiede al comune fondi e sicurezza, controlli e piste riservate mh, nella richiesta di Pescara Bici, il presidente Catania più attenzione a ciclisti e eh, pedoni. Chiude la piscina nubiana. Incertezza sulla riapertura, sul cancello della struttura. È comparso un avviso rivolto agli abbonati. Uno dei responsabili potremmo ripartire domani oppure tra un mese. Eh, proseguiamo eh, eh, siamo eh, sulla pagina di eh, Montesilvano. La legge sul dopo di Noi, una nuova rete assistenziale per i disabili che restano soli. I comuni coinvolti nell'ambito sociale hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per favorire l'uscita dal nucleo familiare e per l'assegnazione di alloggi eh, idonei. E vediamo il servizio realizzato dal TG6. Comuni, associazioni fanno rete a Pescara per parlare del dopo di noi. Questa mattina c'è stato questo primo incontro, Assessore Allegrino. Quali le novità? Cosa è emerso? Sì, innanzitutto la rete in questo caso è una rete fra realtà eh, territoriali, quindi enti di ambito distrettuale e in maniera particolare cinque enti di ambito distrettuale che eh, rappresentano in sostanza tutti i comuni della provincia di Pescara. Allora questa mattina eh, noi abbiamo preso una modalità di lavoro. Insieme siamo riusciti, lavorando grazie al supporto dei tecnici che sono davvero molto bravi e che sono presenti all'interno di ciascun comune, siamo riusciti ad attivare una modalità di lavoro per cui quello che viene definita legge sul dopo di noi, quindi quella legge che prevede e a fondi a livello nazionale e, quindi, e che la Regione Abruzzo ha assegnato ai singoli enti d'ambito distrettuale. Questa legge che eh, ha come obiettivo proprio quello di creare le condizioni affinché le persone che sono portatrici di disabilità grave possano avviare dei percorsi e dei progetti individualizzati e per rendere la propria vita sempre più indipendente e quindi poter vivere eh, in un percorso di deistituzionalizzazione, quindi non più all'interno di eh, istituti nel momento in cui per esempio la famiglia... Non può più supportare perché i genitori sono anziani o sono deceduti, la persona con disabilità avrà modo, avrà la possibilità di eh, vivere in autonomia e in indipendenza. Questo è un percorso lungo, ma noi lo abbiamo avviato e ora dobbiamo operare affinché eh, questo possa avvenire. Andiamo avanti, il progetto è della durata di un anno, ma proseguiremo con i nuovi fondi che arriveranno. Eh, a attraverso la Regione e che sono stanziati dalla legge 112 del 2016. Sempre nella pagina di Montesilvano la replica Confesercenti, centro cittadino nel degrado, una polemica strumentale. De Martinis avevamo messo a disposizione 10.000 euro ma c'è stato un inspiegabile eh, dietro front. Eh, poi l'assessore Cilli aggiunge nessuna collaborazione, solo richieste incomprensibili. Eh, siamo a spoltore, società eh, unica, eh, rifiuti, spoltore dà il via libera alla superficie. Per ambiente, approvato in Consiglio la fusione con Linda e Attiva, la nuova società gestirà 40 comuni con 290 eh, dipendenti. E siamo ora a Francavilla, ecco strade e piazze rimesse a nuovo con i soldi della piscina. Ehm, con il primo mezzo milione incassato dopo l'asta, il comune ha provveduto anche alla manutenzione eh, delle scuole. A Caramanico, eh, turista eh, disperso nella valle dell'Orfento, da lunedì eh, si sono perse le tracce di un 76enne uscito per provare le nuove racchette da passeggio, ricerche eh, anche eh, di eh, notte. E poi ancora eh, siamo eh, alle pagine di eh, Chieti, eh, Ateneo invaso da 1200 aspiranti medici di Iorio, test per medicina e odontoiatria svolti con regolarità nel campus Volantinaggio contro il numero eh, chiuso, qui alcuni eh, um, degli studenti che eh, si sono cimentati con il test eh, appunto di eh, ingresso eh, per, eh, per entrare nella facoltà eh, di eh, medicina. In basso, eh, bando periferie di primio ascoltato a Roma, il sindaco nella delegazione Anci per sbloccare i fondi, intanto ok al progetto di mh, fattibilità eh, dei parcheggi. Eh, il caso a Casalbordino, il bimbo eh, soccorso da un eroe clandestino, ambulante senegalese, primo a intervenire sul piccolo di, di due anni che ha rischiato l'annegamento, il sindaco parla di mh, gesto eh, altruista e poi ancora a Ortona trovato il pirata della strada non ha neanche la patente la polizia locale scopre l'investitore della coppia a Porta Caldari è stato denunciato anche per omissione di soccorso sequestrato lo mh, scooter ehm, pagine di Teramo dopo il terremoto prima demolizione di una casa inagibile la ricostruzione pesante parte da un intervento dal costo di 590 mila euro su un edificio a tre piani in via Pigliacei il direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione d'Alberto. I proprietari hanno preferito abbattere l'edificio eh, fortemente eh, danneggiato. E poi in basso apriamo eh, Pinacoteca e Mosaico del Leone. Il comune incontra la sovrintendenza sui beni culturali danneggiati dal sisma eh, sul eh, teatro eh, romano. Avanti ancora, dopo la sentenza del TAR a rischio le grandi opere del masterplan, gli ordini di ingegneri e architetti invieranno diffida a Regione e enti locali per rivedere gli importi destinati ai progettisti. Vinto il ricorso sui compensi ai tecnici per il restauro della fortezza, della, della fortezza di Civitella del Tronto. Ancora nel teramano, ecco qui il segretario comunale, finisce la convenzione Silvi. P Pineto, convocato il Consiglio Silvarolo per votare la revoca del provvedimento. Il sindaco Scordella, il comune è cresciuto, ce ne serve uno a tempo eh, pieno. Eh, poi ancora a Roseto Moretti eh, parte la prima classe per il diploma in quattro anni. Lezioni al via in anticipo per i 18 iscritti all'indirizzo di amministrazione, finanza e marketing. L'ITC di Volta Rosto è uno dei tre istituti abruzzesi scelti dal MIUR insieme a Castelli e Sulmona andiamo a chiudere con le pagine dell'Aquila andiamo a chiudere la prima parte di mattino 6 eh, lavoro in crisi, confindustria e Allarmi investimenti Reinaldi, le aziende scappano, il nostro territorio ha bisogno del riconoscimento di zona ad economia eh, speciale, servono appunto degli incentivi, va restituito slancio alla grande industria, riposizionando il comprensorio tra le aree di maggior interesse quanto a sgravi e agevolazioni e poi eh, la, quella che è la vocazione della città, si scommette sul 5G, sull'università sulla ricerca, ma per progettare il futuro occorrerà riportare qui la grande eh, industria. In basso cultura eh, annullati i tagli di 400.000 euro soddisfatte le sei istituzioni aquilane dopo l'incontro con il, il sottosegretario Vacca a eh, Roma. E poi ad Avezzano, santuario di eh, Pietraquaria. Eh, addio ehm, ai frati spunta un documento. La congregazione provinciale dei Cappuccini conferma il ridimensionamento e la mh, restituzione eh, delle e chiavi. E poi sempre ad Avezzano, ecco qui, eh, offese su. Facebook presutti a giudizio, l'assessore denunciato da Daniela Stati per le accuse sugli appalti comunali, la difesa. Ho solo espresso le mie idee. Noi ci fermiamo con la prima parte di mattino 6, spazio alle previsioni del tempo, poi la pubblicità e poi ci ritroviamo con la seconda parte. Di nuovo buongiorno, seconda parte di Mattino 6 e siamo sul messaggero Abruzzo. La prima campanella, trasporto scolastico per gli studenti, avvio a Singhiozzo. L'autonomia dei singoli istituti mette in difficoltà tua il servizio a partire lunedì 10, ma c'è chi torna in classe prima. La soluzione più conveniente e la più richiesta dalle famiglie è l'abbonamento annuale. Pagine di Pescara, siamo ancora al caso Mense Cheerfood chiede 10 milioni al Comune impugnazione giudiziale dell'azienda contro la risoluzione del contratto per la gestione del servizio di refezione scolastica. L'amministrazione cittadina ha già avviato la procedura dell'interpello per il subentro della Camst seconda in gara. Si apre lo scontro legale sulle responsabilità per la tossinfezione alimentare di giugno che ha colpito 200 alunni delle scuole. E poi eh, le parole del sindaco Alessandrini e dell'assessore Cuz. L'impresa dovrebbe scusarsi con le famiglie. Avanti ancora soldi per le periferie. Nessuna apertura all'istanza dei sindaci. A vuoto la trasferta del Lanci a Roma per recuperare i milioni bloccati al 2020 dall'emendamento del Senato al mille proroghe. In commissione bilancio arriva il no eh, della Lega, Alessandrini e Cuzzi pronti alla grande eh, mobilitazione. Poi ancora, abbiamo visto il servizio in precedenza, dopo di noi, intesa sugli interventi per garantire vita eh, autonoma eh, ai eh, disabili. In basso, tradizioni eh, marinare: due trabocchi sulle saline per rilanciare il turismo. Il bando scade a metà mese. Sempre ehm, nelle pagine di Pescara, ma qui siamo in provincia. Anziano turista scomparso nel bosco. Un 77enne monzese in vacanza a Caramanico si è allontanato lunedì pomeriggio e da allora non ha più dato notizie. La moglie ha dato l'allarme al lavoro Vigili del Fuoco, Cai Forestari e Carabinieri. Nella notte, eh, ricerche con un drone, voleva eh, provare eh, i nuovi bastoncini da trekking. Un benzinaio è stato eh, l'ultimo a eh, vederlo. In taglio medio la musica entra nelle case con l'associazione Aria, otto eh, concerti eh, con giovani talenti e musicisti affermati, si parte domenica in villa a Pescara, si prenota online. Pagine dell'Aquila, centro turistico del Gran Sasso, Cordeschi va via, ecco Grassi, la commissione ha sancito il cambio, arriva l'ex direttore di Pesca Seroli, note le divergenze con Dino Pignatelli nominato come nuovo amministratore, all'origine del passo indietro potrebbe esserci la scelta per il vertice della partecipata. Poi in basso per la cronaca dose fatale di droga, l'indagato si... Difende, gli inquirenti stanno cercando di ricostruire gli ultimi istanti del giovane Alessandro eh, Lega e poi ancora Carabinieri eh, Nacca va a Trani in città, arriva eh, Luigi eh, Balestra. Um, e siamo sempre all'Aquila, uh, eh, l'argomento è quello della sicurezza negli istituti scolastici, scuole. Ora peggio che nel post-sisma durissimo l'atto di accusa dei consiglieri Masciocco e Mancini, mancano le verifiche sui plessi che riguardano 1700 alunni, l'amministrazione cialente ha delle responsabilità, quella attuale da un anno è praticamente inerme eh, sul eh, tema. E poi, sempre in tema di scuole, all'Aquila, Cotugno, assegnate le sedi, ma lo spezzatino eh, fa eh, rabbia. In basso eh, cena di gala. Eh, viennese all'emiciclo per beneficenza nel colonnato del Palazzo Regionale, padrone di casa lo chef stellato William Zonfa, ho ricevuto la disponibilità di tutti a eh, collaborare. Eccoli qui gli eh, chef che hanno dato vita a questa serata di beneficenza all'emiciclo. Eh, poi ancora eh, siamo in Marsica, abusi su una ragazzina, arrestato in trappola un cinquantenne di eh, Luco De Marsi, domenica aggredito e palpeggiato nelle parti intime una minore fermata per strada, l'uomo ha avvicinato la vittima cominciando con i complimenti a bloccarlo, è stato un poliziotto intervenuto subito sul posto, l'indagato nega tutte le accuse eh, ma le indagini del commissariato sembrano inchiodarlo. Avanti ancora siamo alle pagine di Chieti, al test d'ingresso a medicina, anche gli enfant prodige, eh, due diciassettenni tra i 1216 che ieri mattina si sono presentati al campus di Via dei Vestini, di contro pure candidati di 54 anni. Di orio all'apprendimento non c'è eh, mai eh, fine, la Presidente dice ancora la prova è stata abbastanza tranquilla, fuori l'edificio un eh, volantinaggio contro il numero. Chiuso. E poi in basso eh, cambio del medico, il caso finisce sul tavolo della regione, allo sportello del vecchio ospedale un solo addetto, la rabbia dilaga eh, sui social. E poi a Casalbordino, abbiamo visto in precedenza il Vucumpra ricevuto dal eh, sindaco Gibril Benguet, 35enne senegalese. Sabato scorso ha salvato la vita a un bimbo che stava per annegare. Ho visto il piccolo che era stato appoggiato dalla bagnina sulla sabbia, senza esitare. Ho fatto mh, il massaggio eh, cardiaco. Questa è la testimonianza eh, del eh, 35enne ambulante senegalese. Il primo cittadino aggiunge: Faremo eh, di tutto per rinnovare il permesso di soggiorno, farò un encomio per questo ragazzo. E poi ancora a Lanciano, parcheggio, chiesti danni per 6 milioni, giudice rigetta, a trascinare il comune in giudizio civile per inadempienze contrattuali era stata la società, la società Lanciano Park. Siamo alle pagine di Teramo, progettisti masterplan a rischio con l'avvio dell'equo compenso, il tar raccolto, il ricorso di ingegneri e architetti per la fortezza di Civitella sentenza Unica in Italia da rivalutare anche l'intero settore della ricostruzione. Vediamo il servizio del TG6 sentenza di portata nazionale, quella del TAR Abruzzo, che dà ragione agli ordini degli ingegneri e degli architetti di Teramo sull'equo compenso ai professionisti. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo ha infatti ritenuto illegittima la riduzione del 50% delle spese tecniche di progettazione, nettamente al di sotto del limite tariffario imposta dal bando della Regione Abruzzo e del Comune di Civitella del Tronto. La gara riguardava la messa in sicurezza della fortezza borbonica per un importo pari a 2 mil... 1.250.000 euro previsti dal masterplan. A seguire legalmente la vicenda l'avvocato Teramano Anna Di Russo. Grazie a questa sentenza i professionisti italiani saranno maggiormente tutelati. Sì, è una decisione di portata nazionale, se vogliamo, perché ha ripristinato una situazione di legalità. Il giudice ha fatto una bella sentenza dicendo appunto che l'articolo 24 doveva essere rispettato, va rispettato e non possono essere proprio gli enti pubblici a disattenderlo. E il secondo principio è quello di aver ribadito anche il concetto dell'equo compenso, cioè il professionista, qualunque esso sia, deve avere un corrispettivo che sia proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato. Abbiamo avuto bisogno di ricorrere al TAR affinché fosse rispettata una norma nazionale, cioè l'obbligo di riferirsi a un decreto parametri per il calcolo dei compensi professionali da mettere a gara, cioè da sottoporre al ribasso. Ci è voluta una sentenza del TAR perché dopo anni e anni che siamo battuti, ci siamo adoperati presso la Regione Abruzzo affinché togliesse dalle convenzioni con i comuni la, eh, la limitazione al 6 all'8% del... Le parcelle finalmente, finalmente siamo riusciti al TAR ad avere ragione. Con questa sentenza saltano in aria tutti gli altri bandi pubblici che prevedono limitazioni agli importi professionali ed è facile immaginare ulteriori ritardi nei lavori di ricostruzione. E adesso che cosa succederà? Adesso cosa succede? Sicuramente il bando per recupero la fortezza subirà dei rallentamenti. Noi ce ne scusiamo ma siamo stati costretti ad agire su questo bando in particolare perché il primo di cui abbiamo avuto contezza per ristabilire una legalità che va a vantaggio di tutta la collettività e non solo dei professionisti. Pagina ancora di Teramo ma siamo eh, sulla costa siamo a Giulianova perseguita la ex arrestato per stalking cinquantenne eh, Giuliese finisce agli arresti domiciliari dopo aver ignorato l'allontanamento disposto dal giudice, avvocato di Giulianova tutelerà gli interessi di una vedova moglie di un autotrasportatore mh, morto nel crollo mh, del ponte eh, Morandi la donna che risiede a mh, Parigi sarà a Cherne la prossima eh, settimana e poi sempre Sempre a Giulianova, maxi sequestro della Guardia Costiera, recuperati ombrelloni, lettini e sedie, liberati circa 90 metri quadri di. Cambiamo testata, andiamo sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo, subito a pagina 4, argomento nuovo ospedale, un avvertimento a Fagnano e Paolucci, l'amministrazione d'Alberto rivendica chiarezza e un ruolo politico sulla decisione strategica, la mancanza di progettualità della Regione riduce la chiarezza e impedisce di individuare quali siano gli obiettivi della sanità. Di sanità e nuovo ospedale si tornerà a discutere in commissione sanità in consiglio eh, comunale. E poi ancora, sempre argomento: quello della sanità, grane e pasticci per i eh, primari eh, ospedalieri. Asliteramo alla disperata ricerca di personale medico tra cause, concorsi eh, congelati eh, ad, eh, e posti a tempo. Eh, cercasi eh, medici, nonostante la recente informata di 140 assunzioni, mancano medici in radiodiagnostica. Pronto soccorso e ginecologia. Aspettando il giudice eh, il rapporto con eh, Diegidio è stato risolto e si cerca un sostituto con incarico eh, quinquennale, questo per radiodiagnostica, concorsi congelati, chirurgia vascolare, cardiologia eh, giuliese e adesso anche il dietro fronte sulla chirurgia eh, generale. Ci sono però due caselle a posto, nessun problema invece per i concorsi di cardiochirurgia e ortopedia mh, del Mazzini di eh, Teramo e poi ancora a rischio tutti gli appalti del masterplan e insomma abbiamo visto poco fa il servizio che ci ha spiegato il perché eh, pagina... Sette test veterinaria. Eh, 404 studenti per 53 posti. Stamattina la prova di ammissione alla facoltà. partecipanti in calo dopo tre anni di trend eh, positivo. Eh, ora la politica. Due nomi per l'autunno caldo del PD: Minosse Lancia Di Marco e D'Alonso per la segreteria regionale e la presidenza eh, della eh, provincia. Eh, ancora eh, a, a Teramo in via Pigliacelli il simbolo della ricostruzione Firmata la prima ordinanza della ricostruzione pesante. Ehm, Movimento 5 Stelle all'ater per i ritardi della eh, ricostruzione. Le notizie dalla provincia, il eh, progetto non sarà mai pronto per settembre. Il consigliere regionale Bracco smentisce la provincia sui finanziamenti del ponte eh, Vomano. La provincia di Teramo ha agito dando prova di preoccupanti incapacità che potrebbero compromettere sia l'erogazione del finanziamento regionale sia la realizzazione di una infrastruttura basilare per le popolazioni. Pagina 11, lavori per la nuova scuola in alto mare, il polo scolastico di Isola del Gran Sasso non sarà pronto neanche in parte per la eh, prima eh, campanella. Poi pagina 12, siamo in Val Vibrata, un milione per gli argini del Tronto, interventi in arrivo nella zona tra Ancarano, Controguerra e Colonnella. A Giulianova il comune rinuncia a 3.000 metri di verde, gli uffici respingono ben due progetti per realizzare il Parco Forti, la società AGP si è già rivolta al TAR ma la questione va ormai avanti da più di cinque anni e siamo a Silvi, Silvi e Pineto, divisi anche sul segretario comunale, dopo la municipale anche la convenzione per il massimo dirigente in comune non eh, sarà eh, rinnovata andiamo eh, ora a pagina 16, Lectus bellezza eh, e cambiamento dal 17 al 23 settembre, torna a Teramo la super maratona di letture, tante le eh, novità eh, proseguiamo e siamo eh, introduciamo eh, la pagina dello sport per, questo, per questa parte finale eh, di eh, mattino 6 eh, eh, Teramo Bonolis, l'inizio della nuova era, cogestione troppo onerosa per il diavolo che chiede di poter giocare eh, solo la eh, domenica. Eh, allenamenti all'acqua viva, le parti stanno parlando ma non si è molto lontani dall'intesa che prevederebbe l'utilizzo dell'impianto dell'acqua viva per gli allenamenti settimanali, la chiusura dell'accordo eh, a breve. E poi in basso leggiamo mh, la pista dell'Adriatico trampolino verso lo scudetto della Bruni Vomano, il club abruzzese portò nella pista di Pescara campioni del mondo di atletica e l'anno successivo salì sul tetto d'Italia. Diamo uno sguardo alle testate nazionali prima di proseguire con il Centro Messaggero e vedere anche un servizio di sport. Gazzetta dello Sport Inter, vitamina C, C come champions, trampolino di Spalletti, il doppio in impegno, il tecnico a cambiare così il suo eh, progetto. E poi ancora eh, di spalla Max con la Juve già record e ora eh, l'Europa e poi mh, sul fronte Milan, Milan, Higuain, lavoro e fatica, il gol dopo la sosta e poi questa voce eh, clamorosa che trova spazio sulle testate nazionali, Berlusconi vuole il Monza in Serie C e torna Gagliani. Sotto la testata, ecco qui, fateli giocare la nostra meglio Cutrone, Tonali e Zagnolo e ecco, quei 20 under 21 di grande talento come aiutarli a uh, maturare. Um... Avanti ancora e siamo eh, sul Corriere dello Sport che apre così: eh, rischio Juve, l'effetto Ronaldo e la ricchezza bianconera hanno frenato i top club nella lotta a scudetto. Ora puntano solo al posto eh, Champions. Lo stipendio di CR7, 31 milioni netti, vale gli ingaggi di 10 eh, rivali. E poi ancora eh, ecco la voce di cui ehm, vi abbiamo detto poco fa: Silvio prende il Monza, una clamorosa indiscrezione, scuote il mondo del pallone, eh, Berlusconi sarebbe pronto ad acquistare. Stari Club, ora in Serie C, Gagliani come amministratore delegato tornerebbe proprio da dove era partito, non riescono a stare senza calcio Silvio Berlusconi ed Adriano Gagliani e poi ancora ehm, siamo su tutto sport che apre eh, così Marcello si può, ribalta DS dello Zenit, racconta come ha convinto Marchisio e vede la Juve nel futuro del eh, brasiliano e poi ancora sotto la testata Milan regalo Rabioli Leonardo si muove per gennaio, Berlusconi e Gagliani trattano um, uh, il Monza. E poi in basso, um, occhio al toro, sarà la sorpresa: mete gran colpo, inchiesta fra DS agenti ed ex giocatori. E poi Formula 1: Leclerc alla Ferrari contro la rovescia. Ciclismo, seconda vittoria alla Vuelta, fantastico Viviani, Sagan lo uh, applaude. Allora, come detto, torniamo eh, sulle pagine dei eh, quotidiani locali, eh, andiamo sul Messaggero Abruzzo. Ecco qui: eh, Pescara eh, sarà l'anno di cocco. L'allenatore eh, pescarese eh, Camplone ha avuto il bomber biancazzurro due anni fa. Cesena l'infortunio è ormai alle spalle, può sicuramente arrivare in eh, doppia eh, cifra. Eh, Antonucci non va caricato di responsabilità, è ancora giovane. Mm, mi ha sorpreso Melegoni. Prosegue ancora Camplone. Intanto Farelli e Biancazzurro e lavora già con Pillon, eccolo qui il portiere Simone Farelli sarà il terzo portiere del Pescara. E poi atletica leggera assoluti. Tutto pronto per i campioni. Kermes a Pescara. L'Abruzzo Spera con Gaia Sabatini, eccola qui Mara Di Quinzio Stadio. Allucido e ingressi eh, gratuiti in questo fine settimana dal 7 al 9 di settembre. Vediamo il servizio. È uno degli appuntamenti sportivi più importanti di questa stagione, parliamo dei campionati assoluti di atletica leggera che si terranno allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara. Assessore, non solo calcio, anche atletica, in una struttura completamente rifatta per quanto riguarda la pista dello Stadio Adriatico. È un grandissimo evento, è il terzo nella storia di questa città, in 67 edizioni, che giunge a Pescara, ed è uno dei più grandi, se non il più importante evento per quanto riguarda l'atletica leggera a livello internazionale. Nazionale. Credo che l'Abruzzo, nelle varie discipline, in questo caso nell'atletica leggera e con l'atletica leggera, si sia davvero fatto conoscere, abbia organizzato e bene con le tante società, federazioni, città, amministrazioni comunali e rappresentato una vetrina, una promozione dell'intero territorio, delle sue infrastrutture e della sua organizzazione. Siamo veramente orgogliosi, come Regione Abruzzo, di aver sostenuto anche quest'ulteriore grande manifestazione. Come assessorato allo sport, avete puntato anche sui grandi eventi quest'anno e tra qualche settimana settimana Ce ne sarà un altro, il Trofeo Matteotti che torna in una nuova veste e nuova data. Eh, e abbiamo voluto contraddistinguere il lavoro di questo governo regionale sullo sport con un grande, eh, una grande affermazione sia ai fatti e non agli slogan. Basta agli annunci, vogliamo eh, passo dopo passo portare a casa importanti risultati e voglio ricordarlo, dal ciclismo al tennis, dal volley al calcio, eh, dallo sci eh, per arrivare al golf e a tanti altri eventi abbiamo rappresentato con onore tutti insieme, con il mondo dello sport, la regione Abruzzo. Abbiamo organizzato da quando è stato fatto lo stadio almeno 35 manifestazioni internazionali, per cui non è che, che ne sono poche rispetto ad altri diciamo, territori, ad altre organizzazioni, ad altre società. E quindi per noi questo è, è un qualcosa che ci ha spinto, però quando siamo partiti eravamo un po' perplessi per quello che succedeva, ma sono stati veramente bravi eh, eh, le istituzioni. Ancora sul messaggero con lo sport Serie C Pacini, Teramo, lotto per un posto da titolare, il nuovo portiere si presenta ormai anche in questo ruolo, tutto in discussione ogni domenica, non temo la eh, concorrenza. Domani l'ultimo amichevole colpineto, poi grande attesa per i calendari con l'incognita del verdetto Coni. Eh, proseguiamo eh, per il basket Eurolega, l'arbitro La Monica, vicepresidente, tornando per, al calcio, calcio di eccellenza. Chieti Mici. Che sa come si fa? I miei gol per la D. L'attaccante nero-verde ha già trionfato due volte in Eccellenza. E poi in basso Volley Sieco. Test di lusso con la Lube Superstar. E per la Tornato alla Serie D. Oggi è il giorno del calendario per le Abruzzesi. Eh, ci sarà le, la. L'estrazione del calendario alle ore 14 sul sito della Lega Nazionale Dilettanti e sulle pagine social della LND. Andiamo ora sul centro, le pagine dello sport, e anche in questo caso c'è una intervista al tecnico Andrea Camplone. Brugman e Memushai, le armi in più del Pescara, dice ancora Camplone: del fino da playoff. Per Cocco sarà l'anno della rinascita. Pillon ha dato eh, certezze alla squadra tra i giovani, mi piace molto eh, Melegoni, poi Gaston è forte però deve prendere in mano la squadra ehm, il ruolo qualsiasi ma deve eh, correre, poi l'attacco mi piace, manca un bomber, non è il singolo che fa la mh, differenza. E poi in basso Farelli in gruppo, sabato testa al poggio, è arrivato il terzo portiere, Micheo in famiglia prima del weekend di riposo. Mh, Mattina al Delfino Training Center eh, si terrà il test in famiglia. Serie C eh, il volto nuovo Teramo. Che chance, il mio obiettivo? Convincere Zichella. Il portiere Biancorosso Pacini. Bisogna partire forte. Nodo stadio, la squadra potrebbe allenarsi all'acqua viva. E poi in taglio medio eh, Potacchi, calciatore e blogger da 700.000 followers. Il centrocampista Giuliese dell'Acqua e Sapone Spopola sui social con eh, Romanzo. Eh, calcistico. E poi eh, promozione domenica al via, il lanciano contro tutti tra matricole e curiosità Tupone del Fossa Cese, il più esperto tra i tecnici con i suoi 71 anni. E poi ancora Atletica Leggera, abbiamo visto poco fa il servizio eh, de, sugli assoluti che si terranno a Pescara nel fine settimana, da Palmisano a Tamberi sarà uno show da venerdì a domenica i campionati italiani sulla rinnovata pista dello stadio di Rettico Cornacchia con 24 Abruzzesi. Mh, dopo 19 anni, torna in città una manifestazione che conta oltre mille iscrizioni il presidente del CONI regionale Imbastaro, ci aspettiamo prestazioni di rilievo tecnico. Chiudiamo qui con la rassegna stampa di mattino 6, vi ricordo gli appuntamenti con il TG6 nel corso di questa giornata, le tre edizioni principali alle 14, alle 19 e alle 23 in regia ringrazio Maurizio Daqui e ringrazio voi per la cortese attenzione, buona giornata